io abito di fronte a questa strada qua, 4 giorni a settimana per circa 15 ore al giorno, fanno il trasbordo dei rifiuti. Praticamente i camion più piccoli vengono qui, dove sono fermati 5 o 6 camion grandi, e 3 versano i rifiuti nei camion grandi per poi portarli in discarica. Ecco qua, 5 e mezza di mattina, sono ancora qua. Tutto questo, oltre a produrre, chi sta qui sente, una puzza tremenda di notte. Il problema è che va avanti ormai da 3 o 4 anni, con un caldo che fa, con le finestre aperte. Io ho le mie finestre della stanza detta che affacciano proprio in linea d'aria su questa strada. Anche schiamazzi notturni, gli operatori che urlano, eccetera. E praticamente ho 4 bambini in casa, di cui un bambino autistico. Che siamo quasi costretti a restare svegli tutte le notti per questo. Qua sono le 2:30 di notte, non si dorme come tutti i giorni oramai. Ci dicono che è tutto legato. Abbiamo fatto denuncia ai vigili, ai carabinieri, a polizia, ma servito a poco. Abbiamo fatto denunce anche tramite avvocati, eccetera, ma sembra che non riusciamo a fare nulla. Sono anni che siamo in queste condizioni, ma nessuno ci ascolta. Abbiamo cercato di sensibilizzare istituzioni, forze dell'ordine, abbiamo cercato di denunciare il tutto, ma non abbiamo avuto risposte. Ecco qua, stamattina, 4 giorno consecutivo che vengono con i camion. Stamattina è giorno 21 marzo, quindi pure il 20 marzo sera, 4 giorno consecutivo. Hanno detto che praticamente questa operazione è legale e che loro hanno individuato quest'area come un'area perfetta per fare questo trasporto. La vecchia amministrazione ci trattò anche male quando presentammo questo problema, la nuova invece si è semplicemente nascosta e non ci risponde più. Purtroppo cambia l'orchestra, ma la musica è sempre la stessa. Ci sono stati dei messaggi durante la campagna elettorale, il sindaco ci rispondeva pure, dopo non abbiamo avuto più risposta. Qua è mancata anche l'illuminazione, perché praticamente in quel fosso là che si è fatto per il percolato è sceso sotto ed è andato nei tombini, diciamo, dove c'è la rete elettrica, e quindi nemmeno più l'illuminazione funziona bene. Quindi attualmente siete anche senza illuminazione pubblica? Siamo senza luce, siamo senza aria perché non si può più respirare, ci dobbiamo chiudere dentro e siamo... c'è anche un topo là che... C'è il pergolato che qui si è insediato nelle condutture elettriche. Ci sono bambini, ci sono persone che purtroppo non sono potute venire perché hanno problemi anche ai motori, quindi se no ne saremmo stati di più. Qua di notte non si dorme. Nessuno ci ascolta, nessuno ci aiuta e nessuno ci dà voce. Poi alla strada io ho visto che ci sono due cartelli. Uno è quello che vieta addirittura l'ingresso agli autoscivolanti. C'è anche divieto di transito, quindi qui non si potrebbe fermare nemmeno una macchina. Figuriamoci fare trasbordo per 15 ore, 5 o 6 camion grandi. Questa strada è divieto di sosta e di fermata, apposto proprio dai vigili urbani. E sono successi alcuni incidenti, pure abbastanza gravi. Sono dei signori che vanno al lavoro la mattina e hanno problemi addirittura a passare per questa strada. E l'altro cartello che ho visto è quella di area videosorvegliata. Esiste una videosorveglianza qui? No, una videosorveglianza non c'è, anzi... E se la sono vista, meno male che non c'è scappato il morto. Ci sono stati svariati incidenti nella via qui, causa il percolato che scivola fino giù alla strada. Ma comunque sembra che non riusciamo a fare qualcosa. Con la diligenza dei vigili urbani? No, non ci hanno accolto, non ci hanno dato un appuntamento per parlare di questo fenomeno. Io ho chiesto ai vigili urbani, scusate, ma le vostre segnalazioni che avete fatto, ma che fine hanno fatto? Noi li abbiamo consegnati ai nostri superiori. Che fine hanno fatto queste relazioni, queste dichiarazioni? Boh, non si sa. Non hanno risolto nulla. Sono venuti vigili urbani, 10-15 vigili urbani, non so quante pattuglie ci allontanarono, perché venne pure il dirigente del comune, il dirigente del... Lettera morta. Sì.
la vecchia amministrazione purtroppo ci ha lasciato questo regalo. Qua non si dorme né notte né giorno, non si può dormire dal rumore, dalla puzza, dai lampeggianti, delle grida che fanno gli operai. E voglio fare un appello al nuovo sindaco. Questo è un attentato alla salute psicofisica degli abitanti della zona. C'è un disastro in questa zona, c'è un disastro. Questa è via Cupo Camaldoli, Torre del Greco, non è Baghdad. Io ho una figlia incinta. Dobbiamo arrivare a che cosa? Sindaco, sindaco, mi rivolgo a lei. Mi dimostri che ho sbagliato a non votarla. Noi vogliamo che qualcuno ascolti come me, perché non abito in questa zona, ma in qualità di cittadino faccio parte di una comunità, è doveroso rivendicarlo. Tra cui questo terreno era nostro e ce l'hanno espropriato per fare una strada. Non pensavamo di andare a finire in questa situazione. Sono stato all'epoca a via Sant'Elena insieme agli altri cittadini, ma hanno risolto il problema a via Sant'Elena perché lì ci abitava qualcuno referente nell'amministrazione. Qua invece non ci abita nessuno, purtroppo ci abitano delle povere persone. Già si vede a terra, diciamo, tutto è percolato, tutto questo liquame puzzolente che esce. Tutto questo stanno dalle 10.30 di ieri sera ed è tutti i giorni. Ma adesso siamo stufi, perché noi aspettiamo al prossimo consiglio comunale di parlare insieme alla delegazione di cittadini, di parlare con il sindaco. Lo spero che qualcuno ci accolga, perché con l'amministrazione uscente non siamo riusciti a risolvere niente. Si deliberi qualcosa o si fa qualche ordinanza, lo diciamo all'ufficio tecnico, a Visone, che è il dirigente tecnico della NU. Noi aspettiamo che qualcuno, una qualche figura istituzionale, il sindaco, il delegato NU, che venga qui e venga, perché durante la campagna elettorale, perdonatemi, durante la campagna elettorale giravano la città. Dobbiamo vivere in un certo modo, nella tutela e nella sicurezza. Questo cerchiamo.